Ciao, benvenuti nella splendida cornice del mio studio, questa volta con lo sfondo di una corona antica. Allora, oggi vi vorrei parlare di questo argomento: come preparare per il primo utilizzo un crogiolo ceramico refrattario di questo tipo. Vedete? Ce ne sono di varie forme, ma il materiale è sempre questo. Poi ci sono anche altri materiali, ovviamente. Vedete? Qui ha un'ansa per lo scorrimento del materiale. Allora, potrete notare che si tratta di un materiale poroso. Va quindi preparato per il primo utilizzo e per gli utilizzi successivi. Cosa vuol dire? In sottofondo vogliate gradire un temporale. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo isolare, diciamo così, la superficie esterna di questo crogiolo, la superficie non esattamente esterna, quella che conterrà il materiale, in modo da vetrificarlo. Così l'argento o l'oro che andrete a fondere scivoleranno sulle pareti, si addenserà su se stessa formando una pallina e scorrerà meglio verso l'ansa e poi verso la forma che voi avete preparato, che può essere un lingottino, per esempio. Ok? Serve a questo scopo, altrimenti si attaccherebbe il materiale fuso, si attaccherebbe alle pareti e rimarrebbe lì. Poi pare che serva questo tipo di preparazione anche a rendere un po' più tenace questo oggetto e un po' più durevole nel tempo, quindi conviene farlo. Adesso vi mostro, avrete bisogno di una fiamma piuttosto forte, naturalmente di questo tipo di oggetto, e di borace in polvere. Ecco, si tratta di un'operazione molto semplice in realtà. Allora, questo è il borace in polvere, ok? Se ne usa veramente poco, un pizzichino. Qui si è un po' raggrumato. Allora, veramente poco cosa significa? Significa tanto così per volta, non so se si veda, ma è veramente un pizzico. Non bisogna esagerare, la copertura, la vetrificazione, come la chiamo io, deve essere sottile. Non è necessario metterne moltissimo di materiale, ok? Va bene. Allora, adesso accendiamo la fiamma. Il mio crogiolo sta fermo in questa posizione, ma se il vostro avesse un'altra forma, è prudente tenerlo con una pinza adatta, una pinza da crogiolo, tenerlo fermo in posizione. Allora, adesso accendiamo la fiamma. Prima di tutto, riscaldiamo bene il crogiolo. Questa è la prima operazione da fare. Ok, quindi prima di tutto si scalda bene. Ecco, comincio dall'alto, scaldo un punto finché non diventa rosso, si vede cambiare il colore del crogiolo e poi metto un pochino di borace, lo faccio sciogliere. Vado avanti così. Faccio scaldare un po' e metto un pochino di borace, poi torno con la fiamma. Scaldo finché diventa rosso, ripeto. Poi posso tornare ovviamente su quello che ho fatto. In modo da
sciogliere eventuali grumi, chiamiamoli così, anche se grumi esattamente non sono. Poi riempiremo gli spazi vuoti, lo possiamo fare anche in un secondo momento se per caso non riusciamo subito. Ecco, vado avanti così o continuo per tutta la circonferenza, poi passerò all'interno. Con molta cautela puoi leggermente inclinarlo, riscaldare un punto del crogiolo e poi applicare il borace. Mano a mano che lavori, vedrai, scoprirai anche dei punti in cui il borace non è caduto, non si è diffuso. Puoi sempre rimettere in soluzione il borace e spingerlo con la fiamma. Cioè, mentre lavori il borace, questo si riscioglie e tu lo puoi leggermente spostare con la fiamma. Naturalmente, se non ci riesci per nulla, vuol dire che devi aggiungere altro borace. È da alcuni minuti che sto facendo questo lavoro. Come si può vedere, la superficie è diventata lucida, perché in effetti si è sciolto il borace che fa da isolante e da rivestimento, perché questa poi è la sua funzione. Ok, ora spengo e ti mostro da vicino. Ecco qui, come puoi vedere, adesso il crogiolo è incandescente, quindi non lo tocchiamo. Vediamo se questo si può afferrare. Ecco qua. Volevo solo mostrarti la differenza tra la parte inferiore che è ruvida e l'interno. Ecco, come vedi, l'operazione è veramente molto semplice, molto facile, però ha la sua importanza, quindi ti raccomando di farla se hai intenzione di utilizzare questo tipo di crogiolo. Il crogiolo in grafite si tratta diversamente, ma ne parleremo un'altra volta. Allora, questo è quanto. Come vedi, anche noi lavoratori artigiani del wire dobbiamo ogni tanto fare qualche piccolo excursus in altri campi, come quello dell'oreficeria, anche se questa è veramente un'operazione semplice, e dobbiamo imparare da varie tecniche. Io spero che ti sia tornato utile questo piccolo tutorial e che tu voglia tornare su questo canale per avere altre informazioni sulla tecnica wire, ma anche su altre tecniche. Intanto ti saluto e ti ringrazio se sei arrivato fin qui. Grazie. Ciao.